Incredibile. Eravamo arrivati qui. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare assolutamente sono i talenti. Ah, carino. Dopo che switchi nella maschera dello slot 3, la tua arma diventa fatuo. Non so quanto possa essere utile questa cosa. Stessa cosa, ma nello slot 2 la tua arma diventa vis. Ah, è vero, ragazzi, gli elementi me li sono già dimenticati. Grazia, malanno. Questi mi incuriosiscono, ma li vedo un po' pericolosi, soprattutto all'inizio. Mask lines charge up faster, but deal less damage. Ok, si ricarica prima, ma fa meno danno. Questo forse è meglio perché ci mette più tempo, ma fa più danno. Questo potrebbe essere simpatico. Soffrire danni melee causa colui che lo fa, insomma chi attacca, danni di ritorno. Questo potrebbe essere carino. Questo aumenta la difesa quando hai poca vita. Quando fai danno la tua stamina. Ok, carino. Allora io vi dirò, io farei questa, che mentre facciamo danno la nostra stamina è un pochino incrementata. Questo potrebbe essere simpatico. E poi mi farei questo qui. Quando la nostra vita è sotto un certo punto, aumentiamo un po' la difesa fisica. Facciamo questi due, che sono proprio le cose più standard dell'universo. Your status power and damage by finish. Ah, questo aumenta gli attacchi critici, potrebbe essere simpatico. Io vorrei provare questi, però non so quanto efficaci siano. Allora, noi usiamo di solito il personaggio nello slot 2, quindi tecnicamente dobbiamo fare questo, no? Perché slot 2, proviamo, dai ragazzi, proviamo una demo, dai, proviamo. Magari è una cosa pazzesca, incredibile, assurda. Allora, direi di buttarci, usiamo un po' la mazza, perché potrebbe essere un'arma simpatica la mazza. E tu? Ok. Efestite Fragment. Attacco in corso incredibile, pazzesco, assurdo. Mamma mia, no. Mamma, quanto è duro quello. Ok, abbiamo un contadino un po' così, ragazzi. Un po' così questo contadino. Ok, facciamo un colpetto alla volta. Ammazziamo quello piccolo, eh. Ok, bimbo. Con attacco pesante. Ok, l'attacco pesante l'ha sentito. Ok, figo l'attacco di Vis, mi piace. Per adesso il target non mi fa impazzire, ve lo dico sinceramente. Ok, questo è di un altro livello rispetto a quelli di prima. Colpo pesante. Ok, diciamo che ha un equilibrio pazzesco quest'uomo, però si potrebbe fare. Ok, fa un danno veramente assurdo, però con calma. Ok, meno male che facciamo queste schivate sus che sono importanti. Eccolo qua, fregato. Ok, molto bene. Ah, c'è la sorpresa qui. C'è la sorpresa, amici. Ok. Ok. Molto bene. Il contadino grosso mena, ragazzi, io ve lo dico. Direi di sbloccare la velocità della luce. Carino che lo suona come un'arpa, no? Carino. Corda risonante, infatti. Stamina, vabbè, facciamo un punto a stamina, dai. Perché vorrei dare una speranza alla mazza, però per adesso la spada all day every day proprio, eh. Ok, vuole scappare. Mi ha fatto una finta il signore. Questi piccolini ho proprio il niente. Pezzo di canovaccio l'ho trovato. Ah, possiamo andare un po' nell'acqua incredibile, però non vorrei esagerare perché secondo me si muore male. Cos'è quella roba del canovaccio? Fa un po' vedere. Può essere usato per aumentare la forza delle maschere. Questo invece è un frammento di un'altra maschera. E questo invece è per potenziare le armi. Ah, vabbè, molto bene. Allora, qua abbiamo esplorato tutto. Direi di andare da questa parte, ricarichiamo qua e andiamo. L'attacco in corsa è sus, perché è molto slow, però ci sta, dai. Ok, morto pure questo. Un altro frammento di maschera, ma mi chiedo se li metto tutti insieme e faccio una maschera. Ok, questi... Oh, attenzione! Trappolone incredibile. Questi mi ricordano i non morti che ti vengono addosso con la torcia incredibile. Reality Glips. Usando l'ardore, voi ci sono quei simboli sus, il senza maschera può alterare l'ambiente circostante per una breve durata, facendolo tornare al loro aspetto originale. Ah, ok, figo. Io ripeto, la luminosità e i colori sono... Chi è che mi ha lanciato una forchetta? Eccoti! Ma tu guarda questo birbantone! Ma io non lo so. Guardalo. Ma non guardalo. Infatti questi c'hanno la maschera che noi abbiamo trovato. C'hanno la maschera di questo, che infatti questo qui è più forte da lontano. Vedi, ha tutto senso, ragazzi. Lo spadone non mi ha dato molta soddisfazione l'altra volta. Troppo lento. Questo è un gioco che secondo me premia la velocità. No, non lo farai, fratello. Oh yeah. Beh, i riposti sono simpatici, devo dire. Ok. Ok.
Golden Dart. Tecnicamente noi potremmo andare anche sopra, però. Vabbè, prima di andare sopra, andiamo a vedere come funziona questo glifo. Dai, figo! Beh, dai, ci sta tantissimo, ragazzi, mi piace. Ok, il salto è pericolosissimo, mi ricorda il salto di Dark Souls 2. Ok, pensavo di essere morto nell'acqua, ci stavo rimanendo di merda. Cioè, lui salta e poi si ferma alla fine. Ok, simpatico. Ok, pure questo sembra una roba da lontano, poi dopo vediamo. Forse mi stai dicendo che questi li dovrei aggregare una alla volta? Mi stai dicendo questo, no, Triasus? Un altro scrigno sus? Ok, ne stiamo trovando una marea, poi le leggiamo tutte al checkpoint. Ora volevo provare a eliminare i nostri amici. Ok. Questo mena. Le cose pericolose dei nemici sono gli attacchetti sus che fanno così. Vedi, questi sono pericolosissimi. Ok, sangue mi ammazza. Forse no. Curiamoci un attimo, tanto. Ok. Ok, altri frammenti. Adesso non possiamo potenziare niente. Quello è morto da solo. Vabbè. Andiamo un attimo alla base, va? Riposiamoci un attimo, ricarichiamoci e voglio leggere ste abilità sus, perché ho trovato pure un'arma. Mi dà l'idea che quest'arma, non lo so, non mi darà molta soddisfazione, vero? Allora, incredibile ma vero, è più veloce dello spadone. Secondo me questo gioco premia le armi veloci, almeno per adesso. Ho questa impressione sus. Allora, facciamo un livellino. Allora, che possiamo aumentare? Ah, questo aumenta il potere dell'ardore, quindi pure le abilità sus, penso, no? Ma arriviamo a 14 di questo e poi ne riparliamo, eh? Summona una balestra che lancia un colpo. Ok, questo. Una lancia. E questo? Una polearm. Ah, carino che ti dice charging speed. Quindi quello è presto, vuol dire che è super veloce. Queste sono presto presto, allora metterei sicuramente quest'altra che è presto. Quelle che mettiamo a una maschera, giustamente non le possiamo mettere alla... Mettiamogli questa, giusto per così almeno è parato un pochetto anche lui, va bene. Ok, allora abbiamo due stradine sus. Allora andiamo prima da sta parte, va. Ah, l'armonia mi fa rimettere la vita quando uccido gente. Ok, allora proviamo a fare un attacco caricato alle spalle incredibile. Ok, non... Pensavo di fare molto più male. Le cure non sono entusiasmanti, ma ci può stare all'inizio, eh? Ok. Ok, andiamo avanti. Ok, un altro pezzo di maschera ancora diverso da quello di prima. Beh, dai, sembra un paesino standard italiano, mi piace tantissimo. Sento un tizio ridere. Quei tizi si sono ammazzati malamente. Hanno visto il paesaggio e si sono buttati di sotto. Beh, effettivamente è un paesaggio da urlo. Quindi ci sta. Andiamo dall'altra parte. Qui c'è un altro contadino sus di quelli grossi. Proviamo l'abilità A. Wow. Fa malissimo. Lentissima, però fa male. Ora facciamo questa. Ah no, fa danno però, vedi? Fa danno pure quello, eh. Questi sono fortissimi. I nemici più forti di Enotia sono gli arcieri, ragazzi. Gli arcieri sus. Armonia expansion. Ok. Immagino curerà di più. Guarda che meraviglia, va. Ragazzi, non avevo visto le montagne. Ma sono bellissime pure le montagne, oh. No, io volevo andare lì, ma non c'è modo di arrivare lì, mi sa. Quindi devo andare per forza da sta parte. Vabbè. E invece sì, si può scendere. Vedi? Vedi? Esplorazione cara. Però prima voglio capire questa cosa sus. Che succede? Mi teletrasporta nel paesino? Ah, carino. Ma io potrò tornare indietro, spero, vero? Non è che perdo tutta quella roba. Ah sì, intanto mi posso teletrasportare. Ah, è vero, ci sono i teletrasporti. Allora, io sicuramente immagino ci sarà un falò qua. Quindi questa zona ce la facciamo al prossimo episodio. The city of Actor, or what's left. Che è il nostro primo NPC! Pulcinella, bellissimo sei. Ah, I can almost hear the churning of gears inside that expressionless noggin of yours. Cioè, dice, può sentire, insomma, le sensazioni in noi. Che poi lui ci dovrebbe aver creato, no? Ok, vai in cima alla collina e tutto ti sarà rivelato. Ok, questo cos'è? Upgrade? Ah, possiamo... Ok. Beh, a questo punto io mi sa che mi potenzio la spada, ragazzi, perché la vedo veramente come l'arma più forte del gioco per adesso. Sblocchiamo il falò, va? Ok, poi recuperiamo questo affare qui. Qui
gente che si diverte. Siamo una festa di paese qua. Allora, qual è la spada che usiamo? Noi quella azzurra. Quindi io direi di potenziare questa qui. Per un po' poi non toccheremo forti tutto. A meno però abbiamo un pochino più di HP. Molto bene. Abbiamo pure la spada più uno, che secondo me non è male. Adesso io vorrei andare però, questa parte la esploriamo nel prossimo episodio. Io direi di andare, e poi volendo mi potrei mettere a farmare quel tizio all'infinito, però 30 alla volta, capite che insomma ci facciamo notte. Voglio andare a esplorare la spiaggia. Assolutamente. C'è gente morta male perché sono tutti quelli che si buttano, immagino. Colossal Greaser. Un'altra arma, insomma, perché tutte queste armi pesanti? Che è sta roba? Cioè, un'arma fatta di cadaveri. Molto bloodborniana questa cosa. Cioè, sarebbe anche figa l'idea, però ragazzi, ripeto, io per adesso questo gioco non mi convince sul fatto delle armi pesanti. Quindi, come dire, preferisco le armi veloci. Secondo me questo gioco premia almeno per adesso le armi veloci. Mi piace il suono che fanno quando i cadaveri spariscono, molto simpatico. Ah, lì c'è un altro amico con l'ascia, Sus. Vedi, io tendo a premere due volte quello, ma è un errore clamoroso secondo me. Cioè, dopo che premo l'abilità, devo stare attento a non ripremere il tasto, perché mi fa lo stomp, ma lo stomp non fa danno, credo. Facciamo un test. Fa male lo stomp? No, non fa danno, vedi. Ah, pericolosissimi loro. Lì c'è un'altra grazia. Sì, ragazzi, l'ho chiamata in tutti i modi in questo video. L'ho chiamata grazie, l'ho chiamata falò. L'ho chiamata veramente in ogni modo, tranne che con il loro nome. Fantastico. Ah, vabbè, non potevo pure non riposarmi, mannaggia, così muore, spawna pure quello grosso. Vabbè, lo scriviamo. Ah, ma lì c'è un drop sus che non ho visto, aspetta. Ah, è vero, sto codex non l'ho capito che è, però, lo devo vedere. Ok, quello sta no, è carino, mi tira il barile, ma dai, serio? Credo mi voglia tirare il barile, ma allo stesso tempo non vuole, guardalo. C'è qualcosa che non ha funzionato in questo piano malvagio, vero? Che dite, ragazzi? Adesso faccio il cattivo! E poi ha già ripensato, ha detto, no, vai, sono buono. Ah, un altro contadino sus. Uno, due, tre. Ah, abbiamo rotto la stamina. Godo. Ok. È carino l'armonia sap. Praticamente io, se io mi faccio il buff di armonia sap, in base ai danni che faccio mi rimetto la vita. Secondo me questi sono forti. Infatti. Sì. Quando li vedi che vengono così vestiti eleganti sus, dico, le loro armi infuse. No, non lo farai. Paleotrophy. Ok, uno stocco. Lo stocco potrebbe essere un'arma simpatica, lo sai? Non è uno stocco. Devo vedere quanto danno fa. Vabbè, un'altra spada, identica. Vabbè. Non ho ancora fatto un parry io, ragazzi. Ok, stiamo salendo sempre di più. Va bene. Old District Road. Va bene. Ah, vedi, siamo sulle radici sus che abbiamo visto prima. Broken maiolica. Ok, ma una maiolica rotta, mi servono per i bagni. Ma ragazzi, per adesso a me sta divertendo. Forse tutti i titoli che avevo sentito negativi su Enotre erano perché la demo per console forse era tutta buggata. Però per adesso non è che ho trovato cose, come dire, disastrose. No, che peccato. Ok, ho parlato troppo. Presto, ragazzi. Mi devo imparare a fare gli affaracci miei. Ok. Molto bene. Armonia Sap. Oh, vogliono proprio che la usi sta Armonia Sap, perché effettivamente l'idea è utile. Ah, c'è uno di quelli. Ahia, mi sa che è il momento di usare l'armonia. Per recuperare un po' di vita, altrimenti qua facciamo una fine bruttissima, ragazzi, ve lo dico. Allora, con calma, recuperiamo tutto. È carina l'idea che posso recuperare la vita, per carità, quello è utile. Ah, ecco perché facevo meno danno, perché avevo messo l'arma non potenziata. Ah, che pollo, vabbè. No, per un attimo l'ho pensato tantissimo, che lo colpivo, andava giù e mi riportava su un oggetto, tipo Dark Souls, vabbè. Ah no, devo usare il potere sus. Ok, ragazzi, non so dove porterà tutto questo, eh. Allora, amici, qui si scende. Ok, lì c'è un tizio impiccato malamente. Ah no, interact, ok. Va bene. Bella questa. Questa è proprio una trappolina simpatica, amici. Mi è piaciuta tanto. Mi è piaciuta proprio tanto. Ah, ma che bella trappola. Prima morte per noi. Vabbè, ci sta. Tutto potevo immaginarmi, tranne che quel posto diventasse un luogo così pericoloso. Quindi ci può stare. Va bene. Ok, riproviamo ad andare lassù. Non mi aspettavo, mi ha fregato bene. Perché prima mi ha fatto cadere nella stanza quella chiusa con quei brutti cosi.
e poi stanno due di quelli. Allora, noi cadremo lì e ci sarà un tizio qui e un tizio là. E qui non ci stanno altre strade, non bisogna fare così. Allora, io direi di usare subito un'armonia sap. Allora, appena cadiamo, subito scappiamo. Scappiamo subito. Vai, vai, scappiamo via, via, via. Ok, stavolta è andata meglio. Ah, la fregatura c'è, amici. Ah, però aspetta, aspetta, aspetta. Mazza quanto danno fanno sti cose, oh, assurdo. Ragazzi. Ok. Ok, abbiamo dato un colpo. Non so se ha funzionato però, amici. Ok, va bene. Mannaggia. Oh, questi arcieri sono i nemici più forti di Anotre per adesso. Non riesco. Oh, dovevo prendere un colpo. Ok. Amico? Vabbè. Ci può fare. Finiti? Ok, qual è il premio per aver fatto questa specie di mini boss fight? Una Tyrus Slayer. Qualcosa mi dice che è un'altra arma pesante. Perché tutte ste armi pesanti? Colossal Greatsword. Ma sono tutte armi pesanti. Il gioco vuole che uso le armi pesanti, c'è niente da fare. Per me le armi pesanti non fanno impazzire, è quello il problema. Oh yeah. Fantastico. Oh ragazzi, Vow of Purity. Che fa questa? Vedi che c'ho i frammenti di altre due maschere, questa qui e questa qui. Chissà dove, se si possono fare oppure sono tanto per. Ah, di un'altra ancora. Mazza quante maschere ci stanno. Vabbè, giustamente ce ne saranno chissà quante. Carino, leva tutti gli status. Carino, molto utile. Ok ragazzi, il piano è tornare al falò, livellare, e direi che per questo episodio glorioso di Enotria può finire qua. Prossimo episodio ragazzi andremo a esplorare il paesino Sus, ve lo dico. Ripeto, non so voi, ditemi voi, ma a me mi sta divertendo più del previsto. Quindi la Juniper Sword, ancora, facciamo livello 2. Allora, se mettessi 15 questo arriverei proprio a 600 di vita. Però, come dire, mi piacerebbe provare qualcos'altro. Questo aumenta il potere dell'ardore. Io non so se aumentando il potere dell'ardore mi aumenta il potere delle abilità. Che dite, proviamo a portare questa a 12? Ma sì, ma dai, proviamoci, dai. Questa a 2 comincia a fare danni interessanti, eh. Ok. Hold fork. Questi ballano tutti. Oh, mazza, rompiamo ragazzi l'equilibrio con una facilità imbarazzante con quest'arma, oh. Falling Star è un'altra abilità, ragazzi. Andiamo, si gode. Questa è carina. Questa evoca uno spadone pesante. Questa mi sa che la proviamo nel prossimo episodio. No, non posso aprire neanche qui. Vabbè, qui c'è da esplorare parecchio, mi sa, eh. Vedremo che succederà nel prossimo episodio, ragazzi. Mi sa che non possiamo fare un livello per tipo 10 punti. Vabbè, ah no, ma abbiamo le animelle. Facciamo un altro livellino adesso. Vabbè, facciamo un livellino. Io porterei questa a 15. Così stiamo a posto per il prossimo episodio. Quindi, ragazzi, direi che per questo episodio è incredibile. Finisce qua. Prossima volta faremo il pessimo sus. Che cosa, secondo voi, ci vediamo alla prossima puntata.